Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Sono tornata nella mia stanza di Roma, che non vi faccio vedere perché è un casino, appunto perché ci sono tornata ieri sera. E oggi vado, dopo 2 anni, ricanto dal vivo, c'è una manifestazione a Fiumicino e la gioia mi pervade. Ho deciso di vloggare l'intera giornata. Prima vado a salutare la mia migliore amica, che ancora non ci siamo viste, Francesca, la socia del duo F Major 7, che prima o poi riprenderà l'attività. Eccomi con la socia! Stiamo Ciao! mangiando pane e Facendo la marmellata. cena dei poveri, questo non è mangiare a sbofo. Sì, perché praticamente si è fatta pane e marmellata e le è andata un po' d'acqua sopra, quindi ci mangio pane, acqua e marmellata, la Questo, ragazzi, cena è dei poveri. mangiare semplice e salutare, perché questa è la salute e E benessere. salutare. Ciao! Ciao! Sono arrivata, il posto è molto carino e questo è il palco, la sala. Dai, non canto da 2 anni. Ragazzuoli, la serata è iniziata. C'è un coro fantastico che sta cantando Imagine fuori. Io sono truccata per gentile concessione di una delle altre ragazze che deve cantare con cui ho fatto amicizia. Ho fatto il check. Non è andata male. Dai, eh. Ciao a tutti, io sono Flavia Celano e questa canzone è Versi di fiato. L'ho scritta durante il lockdown e parla di quanto mi sentissi fuori dalla mia identità senza poter fare quello che mi piaceva, che poi è questo. Viaggi dimenti, troppo connesse, con tutto ciò che non serve, in silenzio ma urla. E non mi trovo. Mi si vede poco, non è andata male, mi ha penalizzato l'ansia maledetta come al solito. A un certo punto mi tremava tantissimo una gamba, l'ho dovuta scavallare, se no mi tremava anche il suono, sia dell'ukulele che della voce, ma va bene così. Ora andiamo a mangiare perché ho fame. Avevo talmente fame che mi sono ricordata di vloggare solo a metà pizza. Ehi, vlog, sono a casa, sono abbastanza stanca e ho anche mal di testa. Però sono contenta, è andata bene e non mi sono lasciata sopraffare dall'ansia, anche se l'ansia c'era. Però ci sono state volte in cui, tipo, vi ho raccontato più volte di una mia esibizione catastragica a un contest organizzato dalla mia scuola, in cui mi ha sopraffatto l'ansia. Stavolta non mi ha sopraffatto l'ansia e quindi sono super soddisfatta di questo. Tra l'altro è uscito un comunicato stampa. Vi metterò la foto e vi metterò anche la foto che mi ha scattato, le foto che mi ha scattato la giornalista, che erano carine. E vi lascio magari il link in descrizione, non lo so, in qualche modo ve lo recuperate, ve lo farò recuperare. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se volete, ascoltate Versi di fiato studio version, perché ve l'ho messa acustica. Qui stasera l'ho cantata in acustico con l'ukulele. La troverete qui da qualche parte o si vede di più il cuscino che io. E al prossimo video. Ciao! Tipo che questa è diventata la mia foto profilo ovunque.